Ciao! Il mondo dei nastri è molto complesso e spesso è difficile riuscire a distinguerli. Sì, è vero, il loro aspetto spesso è simile. E non sai nemmeno tu quale nastro viene usato nel tuo magazzino. Avana, trasparente, brillante, opaco, tutti si somigliano. Per questo noi di Propak vogliamo aiutarti a capire come distinguerli. La prima prova che devi fare per distinguere i nastri e il loro supporto è quella dello strappo. Prova a strappare a mano il tuo nastro. Ci riesci? Allora sei in presenza di un nastro con supporto in PVC o in carta. Se non si strappa, ma invece riesci ad allungarlo, allora si tratta di un nastro con supporto in PPL. Ora che sai riconoscere il supporto, vediamo il collante. Se hai identificato un nastro in PVC, sappi che sarà sempre accoppiato ad un collante assorbente. Se invece sei in presenza di un nastro in PPL, lo puoi trovare accoppiato a tutti i tipi di collante, hot melt, acrilico e solvente. Come capire la differenza tra di loro? Due semplici prove. La prima prova è quella dell'ancoraggio. Prendi il tuo nastro e attacca la parte superiore su se stessa, in questo modo. Ora tira la parte superiore. Se fa resistenza e si strappa, allora sei in presenza di un collante hot melt. Gli altri collanti invece si staccano facilmente. Facciamo la stessa prova. Rimangono adesso l'acrilico e il solvente. Per differenziarli facciamo la prova olfattiva. Non c'è niente di più semplice. Prendi il tuo nastro, avvicinalo al tuo naso e fai un bel respiro. Sa di dolce, quasi di vaniglia. È acrilico. Facciamo la stessa prova con un altro nastro. Se invece ha un odore piuttosto sgradevole, tipo alcol, allora sei sicuro che si tratta di un collante assorbente. Ora che sei diventato un esperto nel riconoscere tutti i tipi di nastro, ti starai sicuramente chiedendo: quello che sto usando è quello giusto? Non ti preoccupare, la risposta nel prossimo video.